300 posti potranno essere occupati nella chiesa parrocchiale. Altoparlanti saranno posizionati all'esterno per accogliere altre persone. Volontari di protezione civile distribuiranno già le mascherine. Il comune di Castello di Godego si fermerà domani, giorno di lutto cittadino, per dare l'ultimo saluto alle 15.30 a Egidio Battaglia e al piccolo Massimiliano. Due bare, due loculi in cimitero, ma un'unica celebrazione, perché papà e figlio compiano mano nella mano insieme l'ultimo viaggio. Ci sarà la possibilità di partecipare, noi da fuori attraverso la protezione civile e la polizia locale cercheremo di organizzare un po' il tutto. La gente piange, no? È stato un fatto che ha fatto piangere il cuore di tutta la popolazione. C'è stata parecchia partecipazione anche lunedì scorso, che c'è stato un momento, un rosario celebrato nel quartiere dove viveva Egidio Bobato, comunque la sua famiglia, dove tantissima gente ha partecipato in maniera molto silenziosa e in maniera molto rispettosa. Una cerimonia che si preannuncia toccante. A raggiungere il papà di Egidio, il nonno, ex Parà, proprio come il figlio, sarà una rappresentanza dei paracadutisti del corpo di Bassano del Grappa, che farà il saluto militare. La famiglia di Egidio in questi giorni si è stretta attorno ad Adriana, la donna che ha perso un marito e un figlio. È a lei che la comunità intera domani, con la sua presenza, darà un segno tangibile di affetto e vicinanza. La donna è stata accolta nella casa dei suoceri, la sua casa, dove l'omicidio-suicidio si è consumato. Sabato 20 febbraio era stata posta sotto sequestro.